serata insolita, un regalo che la città ha voluto fare ai rappresentanti delle forze dell'ordine e anche un momento di musica popolare che è stata regalata alle associazioni di volontariato che operano con spirito di servizio nei nostri quartieri. È stata anche un'occasione per far venire a teatro gente che magari non ha occasione di frequentare il teatro sociale, ma è anche stato un modo per valorizzare uno spazio così speciale, così particolare, con una rappresentazione musicale insolita a cui naturalmente non eravamo abituati. Abbiamo presentato circa un mese fa 130 giornate di manifestazione a Mantova. Questo tipo di serata di musica da ballo popolare è un tipo di serata che mancava, ma devo dire che l'entusiasmo, la tantissima gente e soprattutto il calore che c'è stato questa sera ci dicono che la città richiede ancora manifestazioni di questo tipo e l'amministrazione comunale penserà ancora ad organizzare serate di questo genere musicale. Spesso ci dimentichiamo che tanti ragazzi italiani vanno in giro per il mondo e sacrificano la loro vita per tutelare e onorare il tricolore italiano, per cui dico che era doveroso alla fine di queste due canzoni tributare questo omaggio sia a Carabinieri che a Esercito e soprattutto agli Alpini, alla sezione e al gruppo mantovano degli Alpini.